Allora, siamo qui alla struttura sportiva al Boschetto questa mattina, una bella domenica di primavera. Allora, vedo qui alle nostre spalle dei ragazzi, so che praticamente questa è la scuola calcio Cicchitano Cesarini che ha organizzato questa attività, però diamo la parola qui a Franco Giovanni, uno degli allenatori e coordinatori di questa scuola calcio. Allora, la nostra è una società, la scuola calcio Cicchitano Cesarini di Castrovilla, affiliata al Chievo Verona dall'anno scorso. Abbiamo avuto già parecchie manifestazioni a Verona e abbiamo avuto la possibilità di far vedere anche i nostri ragazzi. Per quanto riguarda la struttura qui a Vigianello, abbiamo deciso di organizzare anche qui la scuola calcio, perché comunque avevamo visto che c'era un buon numero di ragazzini e dico che sono veramente interessati alla partecipazione a questa manifestazione, a questa scuola calcio. E la manifestazione di oggi è una manifestazione che si svolge nella giornata di domenica 4 maggio, si chiama Primavera nel Pollino, per dare la possibilità a questi ragazzi di Vigianello per poter insomma trascorrere una giornata diversa con altre realtà. Noi qui abbiamo la possibilità di vedere Taverna di Montalto, il Geppino Netti, il Morman, il Castrovillari stesso, insomma tutte società che comunque danno una motivazione e uno stimolo a questi bambini di Vigianello. La manifestazione si svolge tutta la giornata, allora la mattinata ci saranno tutte le fasi di qualificazione, nel pomeriggio poi ci saranno semifinale e finale con le rispettive premiazioni. Niente, da parte nostra speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di queste manifestazioni, perché ho visto che Vigianello risponde abbastanza bene e per cui voglio dire è giusto che anche questi bambini insomma devono avere la loro opportunità per divertirsi. Allora mister, io la ringrazio, in bocca al lupo per la giornata e poi ci sentiremo magari per le finali, grazie. Allora, continuiamo il nostro giro di interviste, abbiamo qui Vincenzo, il nostro concittadino. Allora Vincenzo, a te il merito di aver portato questa grande realtà qui a Vigianello. Oggi un bellissimo torneo organizzato da te e dagli altri della Cecchitano Cesarini. Vedo che c'è anche molta gente, sono tante squadre che sono venute. Allora, che ne pensi in quest'anno di allenatore per questi ragazzi? È la mia prima esperienza, io devo ringraziare la Cecchitano Cesarini che mi ha dato questa opportunità quest'anno di poter svolgere questa attività, iniziare così a allenare i ragazzini piccolini. È una realtà che veramente ti porta tanto tempo via e quindi non so, alla fine sono soddisfatto perché hanno risposto parecchie squadre, come vediamo che da fuori è venuta la squadra di Montalto, è venuto Lauria, è venuto Morman, è venuto Morano, è venuto Castrovilla e poi ci siamo noi che siamo della zona e abbiamo fatto un bellissimo torneo, speriamo che vada a finire bene, una bella vittoria o qualcosa del genere. Al di là della vittoria, penso Vincenzo che la vittoria è stata già raggiunta, quello di avere per un anno dei ragazzi, e sono veramente tanti, che insieme ad altre realtà che abbiamo sul territorio incominciano a giocare a calcio, incominciano a essere educate allo sport e alla correttezza verso gli altri, che penso che questo poi sia la cosa più importante. Certo, questa è la prima cosa che una scuola calcio deve fare, insegnargli prima di tutto essere uomini e poi calciatori, perché essere calciatori non tutti, su 1000 forse uno ne va avanti, però essere uomini ci serve per andare avanti pure nella vita, quindi noi cerchiamo di insegnargli prima di tutto il rispetto verso gli avversari, verso gli altri e verso chi li allena, chi li porta avanti e tutte queste cose qua. Io sono soddisfattissimo che è il secondo anno che siamo con la Cicchitana e che quest'anno abbiamo di nuovo fatto un programma dove possiamo proporre l'attività calcistica con i nostri ragazzi. Speriamo che l'anno prossimo aumentino i ragazzi con la Cicchitana, perché noi andremo avanti di sicuro. Perfetto Vincenzo, guarda, io ti ringrazio, complimenti ancora per l'attività e in bocca al lupo per il proseguo fino a questa sera, vero? Sì, fino a stasera, fino alle finali, che non sappiamo a che ora ci possono essere, perché il tempo ci sta un pochettino graziando con questo sole, speriamo che continui fino alla fine. Speriamo bene allora Vincenzo, ciao, grazie.
Angelo, Mattia e Nicolò. Tu stai sempre dietro, va bene? Poi abbiamo, in mezzo al campo abbiamo Giuseppe, che facciamo giocare a Pio, va bene? E di punta gioca Gallizzi, il primo tempo. Poi il secondo tempo, durante la partita facciamo gli altri campi. Va bene? Oh, parliamoci perché adesso... Da Cassà! Noi siamo i Cicchitano Cesarini e veniamo da Castrovilla. E sei il Chiovero! Io sono il capitano della squadra, ho fatto tre volte! Chi è il capitano? Angelo! Allora sei imbroglione! Ho fatto tre volte il miglior giocatore! E come ti chiami? Roberto Anzillotto! Ciao ragazzi! Roberto. Buon divertimento! Ma voi dovete giocare? Sì, dopo sto partito. E che state facendo? State riposando? Sì, stiamo riposando. Ah, così ci si prepara la partita. Io voglio fare il disegno pronto. E voi che squadra siete? Vincenzo! Ciao! Ciao! Addio! Andò! Addio, vai in barriera, addio! Vai in barriera! Stava! Nicolò! Addio! Antonio! Addio! Bravo Antonio, bravo Antonio, vai! Forza! Bravo! Dai, bravo, dagliela! Scusa, ma sei in banchina? Come mai? Hai giocato già? Quanti gol hai chiappato? Angelo, Angelo. Zero gol! Quindi ora rientrate fra poco? Sì. Ma vi state divertendo? Ah, voglio! A me mi ha fatto uscire, ma che ha fatto un gol. Hai fatto due gol? Sì. Bravo. Sì. Bravo. Da dove venite voi? Castrovillari! Non si è capito niente! Castrovillari! In bocca al lupo e buon divertimento! Ciao ragazzi! Ma dopo tocca a voi giocare? Ma voi da dove venite? Ma da dove venite voi? Da? Voi invece siete di? Salerno! Vai, 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 vai!